Oggi parliamo di facce. Facce. Bella B. Bella C. Oggi parliamo di faccia del bastone. Ma dovrei per forza iniziare il video così? Non lo so, ditecelo qua sotto nei commenti e ci sta. Ci sta, ciao. È il video più corto della storia di B2G. Yeah! Allora, oggi parliamo di come arriva la faccia del bastone sulla palletta. Esatto. Che chiaramente è una cosa interessante, ma per lui che fa lezione, perché a me non me ne frega niente, per me l'importante è che la palla vada all'obiettivo. Quindi raccontaci un pochino, come fare a mandare la palla E ti all'obiettivo? dirò che il mandare la palla all'obiettivo è molto dipendente da come arriva la faccia del bastone, quindi da come è indirizzato il nostro bastone al momento dell'impatto della palla. Perché noi possiamo tirare la palla all'altezza giusta, con lo spin giusto, con la velocità perfetta, ma se la spediamo nel bosco con uno slaesone, chiaramente. Oh, però ci è andata benissimo, Sì, ma ma era che. Ma hai sentito bellissimo, l'impatto come suonava bene? E poi ho bellissimo. dato 20 metri a tutti, nel bosco, ma Ma 20 metri a tutti. E quindi, ragionando su come arriva la faccia del bastone, possiamo prendere in considerazione tanti dati. I Launch Monitor ci danno tantissimi dati, ci dicono. Per esempio, come è arrivata la faccia del bastone nei confronti del dove volevamo tirare la pallina. Quindi se è arrivata più aperta avrà un segno positivo o più chiusa avrà un segno face to negativo. target. Face to target. Ma ancora più interessante, in realtà, è il face to putt. Cioè, rispetto a dove sta arrivando il bastone. Esatto, quindi quanto è aperta o chiusa la faccia del bastone rispetto proprio alla traiettoria del bastone stesso. Per farla facile, allora, io che slicio qualunque cosa, arrivo dall'esterno, ok? Quindi ho una swing direction negativa, perché va verso Esatto, quindi il tuo l'interno. swing, il tuo bastone si sta muovendo su un piano che va verso sinistra rispetto al bersaglio. E tendenzialmente, per poter far tornare la palla verso l'obiettivo, avrò la faccia Una face to puff, face to una puff faccia rispetto alla. aperta rispetto alla linea. Ok, Esatto. di quanto? Un po' meno di quanto non serva per metterla square rispetto all'obiettivo. Esatto. Quindi quello è il valore difficile da poter Sai cos'è la. Dai, calcolare. no, fermiamo tutto. Fermo un attimo il video, ti faccio una considerazione assurda. Cioè, ti rendi conto che ci sono delle macchine pazzesche che costano anche un bel po' di soldi, che ci danno tutti questi dati, ma la realtà è che le nostre mani sono più E brave lo della sanno già. macchina e lo sanno già. Questa cosa a me sconvolge ed è il motivo per cui su certi dati io non mi incapponirei mai, perché è pazzesco come una pratica permetta di far tornare la palla verso l'obiettivo molto più facilmente che se non continuando a leggere i dati e dire: oddio, aspetta, meno 1 più 1, 7, 14, 21 e 28, papparappapparappa, e che caspitina. Ebbene sì, perché questo. Incroci di dati su direzione della linea dello swing, quindi quella che diciamo volgarmente era chiamata la traiettoria della testa del bastone e Che mi piace l'inclinazione anche di più, è più più semplice da semplice capire. e l'inclinazione della faccia del bastone rispetto alla traiettoria possono generare a quel punto tutta una serie di voli di palla, tritti con palle che partono a sinistra e partono a destra, che girano a sinistra e girano a destra. E sarà il giocatore con le sue mani a trovare qual è la palla che gli torna più precisamente verso l'obiettivo. Ma anche quella che gli si confà di più. Perché ci sono un sacco di giocatori che si incapponiscono. Io per primo, molti anni fa, quando ancora non c'erano queste tecnologie, io che ho sempre un po' tagliato la palla, a star lì a cercare di fare questi cavolo di draw con la palla che partiva appena a destra, girava a sinistra. La realtà è che non ci riuscivo poi a giocare, perché era molto difficile replicare una cosa ipermeccanica. Mentre il mio corpo fa questo fadeino, a volte tacchella, beh, tutto sommato la palla va dove voglio, ormai ho imparato a gestirla, non sono un giocatore di tour, quindi chi se ne frega, al massimo non ci devo andare a comprare il pane con il mio risultato della gara della domenica e quindi gioco felice e contento. Però questi dati possono servirci proprio per capire quali sono le meccaniche di base che stanno dietro a un colpo che non arriva a bersaglio. Quindi iniziamo a partire dal presupposto che tanto più il club to putt, quindi tanto più la faccia del bastone non è Dirla in italiano è allineata, difficile. tanto più la faccia del bastone non è allineata alla sua traiettoria, tanto più il colpo tenderà a prendere un effetto, se è preso in centro, e a sbananare in Frecce giro. tricolore. Di conseguenza, per riuscire a portare la palla
a bersaglio, dovremmo fare in modo che il bastone vada a muoversi lungo la traiettoria, che è molto disassata rispetto allo swing. Quindi un buon valore da cercare di quantomeno ridurre è proprio quello, quindi non avere una faccia bastone che sia esageratamente aperta o chiusa rispetto alla propria traiettoria. A questo punto la palla inizierà a volare un po' più dritta o con meno effetti, perché non è detto che, come dicevi tu, riusciamo a gestire bene un colpo dritto, però sicuramente un gancio di 40 metri è difficile da mettere vicino al bersaglio. La seconda cosa da capire è proprio come funziona la relazione tra faccia del bastone e traiettoria. Quindi se noi vediamo una palla che gira verso destra e cerchiamo di swingare ancora più velocemente verso sinistra, quello che stiamo creando è creare ancora un maggior delta tra la traiettoria e la faccia del bastone, e quindi vedremo delle palle che gireranno ancora più verso destra. Quindi una volta che si riesce a capire com'è il meccanismo, certo, e quindi settare la direzione del nostro swing più o meno verso il bersaglio e fare in modo che la faccia del bastone vada a colpire la palla in modo tale da dare quell'effettino che riporta la palla verso il target, è la pratica che dovremmo cercare di andare a fare. A livello numerico è molto difficile, sì, nettamente difficile. È più facile farlo che leggerlo. Esatto. E invece a livello di allenamento non è così complicato. Basta provare proprio fisicamente a fare un colpo dove puntiamo secchi verso sinistra e apriamo un po' la faccia del bastone e vediamo che la palla sbananerà verso destra. Lo facciamo al contrario, puntiamo a destra, chiudiamo la faccia del bastone e la palla sbananerà verso sinistra. Lo sbananare tra l'altro è tecnico. Sì, vero? Sì, no, no. Anche proprio il trackman, sì, proprio, sì, cioè, dice sbanan out. Sì, con la bananina e mette banana destra. How to bananate the shot. Adesso nel trackman 26 verrà proprio messo questo. E quindi una volta fatti questi esperimenti proprio sulla nostra pelle, sulle nostre mani, iniziamo a capire quanta curvatura dare alla palla, ma a tentativi proprio. Fate in modo che siano le vostre mani a cambiare lo swing. Infatti un esercizio che faccio fare spesso ai miei allievi è proprio provare dei colpi a effetto anche a dei livelli relativamente di handicap alti. Qui uno dice sì, vabbè, ma non è che mi serva prendere un green quando una pianta davanti. No, ma ti può servire per iniziare a capire cosa succede quando l'errore lo fai involontariamente. E una volta che hai capito come funziona, capisci quali sono i meccanismi di base, a quel punto riesci anche a correggere l'errore e a salvarti la giornata. Beh, poi scusate, però ci parte anche la vena ludica, perché la cosa figa di avere... Figa si può dire? Ma come l'ho detto? La cosa figa di avere questi dati è che se non stai lì a pagare fior di soldi per averli, ma hai la macchina accesa e te li guardi, a volte puoi anche divertirti a esasperarli. E come dice giustamente B, la figata è che si impara di più, fra virgolette, sbagliando anche apposta eccessivamente, piuttosto che non nel cercare di arrivare sempre dritto. Perché ti crei una specie di memoria fisica e di polpastrello che ti permette di giostrare al meglio i vari colpi. Poi il giocatore che tendenzialmente arriva dall'esterno rimarrà sempre un giocatore che arriva dall'esterno, è difficile che così per magilla arriva dall'interno e fa draw, e viceversa, un giocatore che tendenzialmente fa draw, fare un bello slicino è difficile, ma è lì il challenge, quindi è molto divertente. Secondo me vale la pena fare questo tipo di esperimento tanto quanto vale la pena cercare di tirare la palla con tutti gli zero dritta ad ago, ad ago, che capita una piena centenaria, cioè capita una ogni 100 a un giocatore, secondo me, a me 100 a giocatori, esatto, forti, secondo forti. Me a me non è mai capitato. No, a noi tendenzialmente no, a noi ci finisce il bersaglio, ma non con 0-0-0. Quello a volte capita, ma perché abbiamo sbagliato a puntare, eh? Quando abbiamo preso un obiettivo è perché abbiamo sbagliato a puntare palesemente. E questo concetto di fare challenge noi l'abbiamo simulato in due video, ah, in vero, cui ci sfidavamo a cercare di far girare la palla attorno a una sacca, con risultati più o meno venuti bene, soprattutto i colpi in slice, diciamo che non erano il mio pane, i colpi in gancio non erano il tuo. Però comunque, adesso, ricreando quel giochino lì in maniera un po' più semplice, perché il nostro era un pochino Beh, abbiamo messo complesso. Una sacca in mezzo, poi vi facciamo vedere il video, ve lo linkiamo anche qua sotto. Praticamente, io a un certo punto ho sbagliato l'ho presa. Ha fatto un botto pazzesco.
ma perché lo spin loft non era adeguato. Però la velocità di partenza della palla era un boato. La velocità di partenza della sacca in quel caso lì era altissima. E quindi queste, diciamo, questi giochi che in realtà noi li abbiamo simulato in età adulta, ma da bambini ci divertivamo tantissimo a far girare la palla attorno alle piante. Io poi ci sono finito sempre nei boschi, quindi ho continuato a far girare la palla attorno alle piante. Creano appunto quella memoria che fa sì che iniziamo a capire come si deve muovere il bastone, quindi come si devono muovere le mani rispetto alla traiettoria che vorremmo far fare alla palla. Poi se in quella traiettoria lì ci mettiamo anche una pianta da girare e un bersaglio in cui deve cadere la palla, è ancora più divertente il nostro colpo. È perfetto, e ci stiamo allenando bene. E voi? Come fate girare le palle? Voi siete più slicatori, più pallettari da 0-0-0 dritta perfetta, cancellatori della domenica? Rasoterratori? Caponnatori? Palomatori? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e ci sta. Gli airshottatori? Airshottatori, ma lo prende l'airshot? Proviamo!